Magari dopo, perché questa zona non dovremmo neanche averla sbloccata adesso, ma dettagli. Signori, bentornati su A Hat in Time. Nella scorsa parte siamo stati, da Signed, nel pozzo di Subcon, dove abbiamo sbloccato un bellissimo badge che ci ho equipaggiato in questo momento, ovvero il Grab, l'artiglio. E abbiamo fatto la missione del capotreno di Train Rush, bellissima host. E anche giusto un po' di fratture, frammenti o quel che è. Adesso mettiamo il colore nuovo, perché è molto molto bello. E in teoria abbiamo anche sbloccato in live una maschera, giusto? L'abbiamo sbloccata in live, non mi ricordo. Abbiamo sbloccato questa bellissima skin per la maschera da volpe, che fa questi occhi verdi verdi, bellissimi loro. E altre novità? Non credo. Allora mettiamo il nostro cappello a tuba e continuiamo con la missione di Signed. Appunto su Maniero della Regina, atto 4, capitolo Foresta di Subcon. Incarico: visita la vecchia casa del Ghermidore. Ok, non so cosa sia un Ghermidore o Ghermidore o Ghermirodè. Va bene. Tema del giorno: Rondò. Ok, atmosfera palpabile. Ok, facciamolo allora. Capitolo 3, Foresta di Subcon, atto 4, il Maniero della Regina. Atmosfera molto 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 ghiacciata e fredda, ma soprattutto laggiù c'è un qualcosa. E siamo nella foresta di Subcon, quindi volendo possiamo girare per tutta quanta la foresta, cioè abbiamo il via libera dappertutto. Ma non è questo il caso, andremo a visitare meglio la foresta di Subcon un'altra volta. Allora, in live si è visto che ho evitato, o meglio, un discorso con Signed, perché appunto queste trappole qui sono le trappole di Signed. Se ci finiamo dentro possiamo firmare un altro contratto con lui. E allora perché no? Andiamoci dentro. Ah ah ah, aspetta, sei tu? Credevo che un'altra vittima fosse caduta nelle mie trappole. Ti ho già preso l'anima e tutto il resto. Almeno hai completato i tuoi obblighi contrattuali? Non prendertela sul personale, ragazzina. Ma dovresti stare lontana dalle mie trappole. La mia voce non mi permette di urlare a quel modo per tutto il giorno. Stai rovinando l'esperienza delle altre persone. Ma visto che sei finita nella mia trappola, potremmo approfittare per estenderne le dinamiche della nostra collaborazione. Folle! Hai messo piede nella mia foresta e ora ne pagherai le conseguenze. Scegli il tuo veleno. Quale fardello vuoi portare per il resto dei tuoi giorni? Allora, stavolta mi sono accorto che non mi hai puntato Signed così a caso, me ne sono reso conto prima. Qua cosa abbiamo? Qua abbiamo allora l'atto 5, ok, che rifiuto perché lo faremo un'altra volta. Firmiamo invece per l'atto 3, sconfiggi il boss. Zoomiamo con la lettera E e diamo un'occhiata. Gabinetto infernale. Le seguenti parti della foresta diventano accessibili, ovvero l'atto 3. Però come in ostaggio non poor soul come nella scorsa parte, o meglio nella parte prima della scorsa parte, ok? Ovvero la tua anima, ma tieni pure tutto quello che trovi. Allora, signor Signed, firmiamo il contratto. Grazie mille. Una scelta niente male. Vedrai che sarà una passeggiata. Stai lasciando tutti i contratti difficili ai novellini. Però, e se ci pensi, è piuttosto maleducato da parte tua. Ma vabbè, me ne vado. Ci annusiamo più tardi. In che senso ci annusiamo? Non lo voglio sapere. Allora, parti accessibili della foresta, ovvero queste, grazie al nuovo capitolo. Abbiamo qualcosa su queste case, ghiacciate? Sembrerebbe di no. Strano, pensavo ci fosse qualcosa di misterioso, e invece non c'è. Allora, qua abbiamo un tizio che probabilmente ci dice. Vediamo, il maniero è da questa parte. Ok, allora sappiamo cosa fa la campana. Non lo voglio mostrare con la campana, lo voglio mostrare con la maschera da volpe. Allora, queste cose sono viola. Con la maschera da volpe diventano, impalpabili, al contrario delle cose verdi che diventano palpabili.
Ora utilizziamo la campana, gentilissima. E tutto questo è diventato impalpabile. E niente, rifacciamolo perché sono caduto. Mannaggia a me. Ora dobbiamo aspettare che ritorni, beh, palpabile questa cosa. E passiamo di qua. Salve, vedo una mela. O meglio, una ciliegia, non è una mela, cazzo. E allora, beh, facciamo questo parkour con questa mela e ficchiamoci dentro la maschera per rompere il ghiaccio. Grazie. Mi prendo la maschera, tanto per... Non dovrebbe servire, ma mettiamo caso che serva. Almeno abbiamo un punto di salvataggio. Io ho visto cose, aspetta. Perché là dietro... Ah, là dietro si può andare così for fun. Va bene, facciamo finta di niente. Rompi il ghiaccio. Grazie. Perché mi serve quella cosa? Cioè, perché là c'è un verme? Non lo voglio sapere. Andiamo al maniero tenebroso. Salve. È tutto quanto ghiacciato. Ci dovrebbe essere anche qualcosa di particolare? Non mi ricordo. Qui ci sono dei cuori. Non so perché. Aspetta, ma voi eravate delle statue che si muovevano? Non sembrerebbe. Inquadratura sulla casa. Interessante. Di qua cosa abbiamo? Di qua non abbiamo niente, davvero? Aspetta, quel picco di ghiaccio sembra molto sospetto. È un picco di ghiaccio normalissimo, ok? Scherzavo. Forse non c'è proprio un cazzo nel maniero tenebroso. Almeno per ora. Si è aperta la cantina. Ma prima voglio vedere cosa c'è di qua. Di qua abbiamo assolutamente niente. Possiamo recuperare vita e allora entriamo nella cantina. Cantina allagata? Simpatico. E zone verdi. Solo la maschera e il cappello a tuba ci sono accessibili. Ma il cappello a tuba non funziona. E allora dobbiamo tenere per forza la maschera. Qua possiamo notare che c'era un cadavere. Ehi tu, il capo mi ha detto di ricordarti che hai firmato quel foglio dove prometti di non usare i tuoi cappelli nel maniero. Ecco, non usarli, grazie. Esattamente, per contratto non possiamo usare i cappelli. Possiamo selezionare il cappello a tuba perché, beh, ci deve dare la possibilità di cambiare cappello. Però non lo possiamo usare. Possiamo usare soltanto la maschera. Appunto ha vietato i cappelli, non le maschere. Qua non si può vedere niente. Però possiamo fare cose. Perché non ho... Scusami. Select weapon o la weapon. Non posso usare la weapon. Posso usarlo solo se ho il cappello? No. Però qua posso notare una cosa. Abbiamo ottenuto un gomitolo. Questo gomitolo non è messo qui a caso. È in caso non si abbia sbloccato la maschera degli spiriti. Intanto qua ci serve la chiave che abbiamo visto che si trova, beh, là sopra. E allora prendiamo la chiave. Grazie mille. Adesso possiamo aprire la porta della cantina per uscire dalla cantina. Checkpoint. Signorina Vanessa. Spoiler. Stia calma. Allora in teoria non l'abbiamo neanche, tra virgolette, risvegliata. Chi va là? Scappiamo. Nascondiamoci, nascondiamoci. Lei in teoria non ci ha neanche trovati. Passami per di qua. Una chiave. Interessante. Signorina Vanessa, stia calma. Ho attivato per sbaglio il potere della maschera. Signorina Vanessa, salve. Stia lontana da me. Allora, in qualche modo dobbiamo afferrare quella chiave. Lei sta girando per i corridoi. Vedo la sua ombra da... Beh, qua sotto. Madonna, mi ha fatto prendere un colpo. Allora, possiamo nasconderci premendo E sotto le varie strutture. Però, se ci andiamo invece sotto da sdraiati, non possiamo guardarci intorno. Signorina Vanessa, io dovrei, teoricamente, saltare sul pianoforte, ma non me lo fa fare. E allora, gioco, dove devo andare? Devo prendere la chiave, qua non ci piove. Io devo prendere la chiave per aprire il pianoforte. Io posso nascondermi qua sotto? Sì. Perché ho sentito un brutto rumore. È entrata nella stanza? Non si direbbe. Via, 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 via. Non so dove andare, gioco. Posso interagire con il frigo? E c'è una chiave nel frigo. Può andare sul pianoforte, ok. Vai bambina, vai ragazzina. Apri il pianoforte. Ah, ok, ora remembro. Noi dobbiamo saltare sul pianoforte. Però dobbiamo anche nasconderci. Stiamo attenti. Vanessa è entrata. C'è Vanessa là sotto.
No, stia calma. Ok, Vanessa se n'è andata. Perché c'è uno scarafaggio là sopra? Possiamo afferrare la chiave per caso? Sembrerebbe di no. Corri, 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 ragazzina, corri. Nasconditi sotto. Non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto. Vanessa, stai calma. Ok, è andata nella stanza del pianoforte. No, sta tornando, sta tornando. Stai calma. Stai calma, cazzo. Ok, stavolta è andata via. Via per davvero? Questo non lo so. No, è tornata. Va bene, ci vediamo quando è uscita dalla stanza. No, ok, qualcosa mi dice che Vanessa si è buggata e non vuole uscire dalla stanza. Quindi facciamo una cosa semplice. Appena si assenta un attimino da questo pezzo di stanza, io ne approfitto per aggirarla, prendere la chiave e scappare. Oppure mi ammazzo, una delle due. È proprio qua, è proprio qua. Sta andando fuori. No. Sì. Boh. Sì, ma dai, sta camperando di fronte al mio tavolo. Non so quanto è veloce. Forse riesco ad aggirarla. Vabbè, o la va la spacca, o la va la spacca. Io me la rischio. Ah, mi ha preso, vaffanculo. È velocissima. E niente. E niente, bisogna... bisogna rientrare per di qua. Grazie. Ok, rifacciamo la visione. Madonna, Vanessa, se metti ansia. Madonna, se metti ansia. Mamma mia, se metti ansia. Rifacciamo questa cazzo di missione. Sì, saltiamo la cutscene. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Oh merda. Cazzo, c'ho il fiatone io. Allora, Vanessa sta andando per di là, quindi entrerà dalla cucina. Andiamo sotto il tavolo. Grazie. Lei adesso entra. Ma come? Mi ha visto? Come ha fatto a vedermi? Allora, andiamo migliore. Intanto mettiamo il magnet. Allora, Vanessa, hai rotto il cazzo. Hai veramente rotto il cazzo. Ora ho capito perché mi ha sgamato. Devo premere E, non mi devo accucciare. E allora rifacciamo questa parte. Prendimi anche i pon, grazie. E stavolta ricordiamoci di accucciarci. Cioè, di non accucciarci ma di premere E. Quindi grazie, fammi sotto. Gentilissima bambina. Adesso stai calma. Ah, Vanessa è qui. Miss, vada via. È ancora qua? In teoria non dovrebbe più essere qua. Si trova in questa zona, essenzialmente. Adesso dobbiamo solo aspettare che la sua ombra vada dall'altra parte, quindi entrerà per la cucina. Devo prendere la chiave e poi scappare. E devo stare molto attento. Corri ragazzina, corri ragazzina. Corri. Corri più veloce che puoi. Checkpoint. Oh mio Dio, serve un'altra chiave. Qua si vede il casino che non ha fatto. Nascondiamoci qua dentro. Oddio, c'è pure il mafioso che ha paura. Con... non posso leggere quello che ha scritto nel grembiule. Lascio intuire a voi. Allora, cosa abbiamo di bello qui? Qui abbiamo un libro e una chiave. E qui c'è il diario di Vanessa. Non lo vado a leggere perché no. Qui troviamo... che cosa? Una reliquia, una busta di carta, perfetto. Qui altre lettere, tantissime cose. Possiamo passare per di qua. Cosa c'è di qua? Ma questa è la reliquia che abbiamo anche noi. Bellissima. Ma c'è Vanessa qui. Oh cazzo. Non entra nelle stanze, vero? Non sembrerebbe entrare nelle stanze. Abbiamo colpito la chiave. Però io so che il palloncino esplode adesso. Quindi vai sotto ragazzina e basta. Però con sta musica ha rotto il cazzo. Non so dove è andata. Ho sinceramente paura di scoprirlo. Mafioso, dammi una mano. Se noi passiamo per di qua. Ma qua ci siamo noi, what the fuck. Oh cazzo, lei si trova qua. Allora io quello che dovrei fare è far cadere la chiave e poi devo scappare per la porta qui fuori. Che la porta qui fuori non so neanche dove ci porta. Abbiamo un baule qui. Quindi potremmo prendere una reliquia o un token. Ma non lo faremo adesso. Perché ti sei fermata lì, Vanessa? Per favore, butta giù la chiave e preparati a scappare, ragazzina. No, dobbiamo farlo tre volte. La candela si è... cioè, la candela, il palloncino si è fermato lì. Oh cazzo.
No, 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 sotto, sotto, sotto. È esplosa così a caso il palloncino. E là si vede il quadro. Mi perdoni? Vanessa? Dove sei, Vanessa? È sparita. Vado di qua, non si poteva neanche uscire, per fortuna. Vanessa è uscita dalla stanza, è andata a farsi la doccia. E ha sgamato il mafioso. Quindi il mafioso si è sacrificato. Grazie mille, lei sta facendo la doccia. E io dovrei aprire la porta, però non so come aprirla. Qua però posso aprire il baule e trovare un token. Grazie. Quanti token abbiamo? Ne abbiamo due e una reliquia. Allora, lei a farsi doccia. Ah, ora posso aprirla la porta. Perfetto, dovevo aprirla da dentro, cioè da fuori. Qui invece è dove dobbiamo andare noi. E Vanessa è di qua. Cos'è che ha scritto? My princess has gone. Ha scritto qualcosa, prendiamo la chiave. Veloce. Ci ha sgamati. Corri ragazzina. Corri ragazzina. Checkpoint. Oh yes. Mamma mia. Allora, checkpoint. Vanessa non ci segue più. Abbiamo cose extra da fare? Sì, possiamo utilizzare la maschera della volpe per salire qua sopra e ottenere una reliquia, un altro pastello. Non so se ne avevo trovato già un altro. Mamma mia, che ansia che non mette questo livello. Perfetto, abbiamo qua il nostro baule. Apriamo il baule. Scopri cosa si cela nella soffitta. Contratto completato. Perfetto, contratto completato. E quindi livello completato. Un raro adesivo apparso all'orizzonte alpino. Spoiler! Questo è lo spoiler. Mannaggia. Oddio, ho fatto venire l'ansia, Vanessa, cazzo. Possiamo usare di nuovo tutti i nostri cappelli. Perfetto. E mi rimetti questo, grazie. Mamma mia. E il DLC qui presente è un DLC del multiplayer, appunto, di Vanessa Cursed. Andiamo a farlo tanto per. Creator DLC, browser DLC, Vanessa Cursed. Yes, new game, Ty. Creator DLC, Vanessa Cursed. Sì, è tutto in inglese. Nuova mappa nella foresta di Subcon. Allora, no, non voglio sapere un cazzo, Signed, grazie. La spiego io. Questa è una modalità multiplayer, party game. Fa parte appunto dei DLC di Vanessa Cursed. C'è il nostro amico tutto matto, tutto rotto, che ci vende cose, ci vende cappelli, vestiti, remix, stickers, armi del DLC di Vanessa's Curse. E questi punti si ottengono facendo appunto le modalità in multiplayer. Mi dai lo scooter? Ah, non posso avere lo scooter, scusami. E si potranno ottenere, beh, quelle corone là. Quindi andiamo a prendere intanto le corone della hub, gentilmente. Corona ottenuta, gentilmente. La corona di Vanessa, quindi dobbiamo ottenere intanto le corone della lobby, perché mi piacciono un tot. E io le ottenevo così, giusto? Devo dondolarmi per poter salire in cima alla casa. Esattamente, grazie mille. Seconda corona ottenuta, dovrebbero essere 5. Ma mi sa che ho detto una cazzata e sono 3. Dico bene? Sono solo 3? Non lo so, perché le tombe possono farsi esplodere. Pensavo potessi farle esplodere. A quanto pare non è così. Ci sono i remix, c'è un po' di tutto. Ora abbiamo ottenuto 3 corone. Non so se possiamo già comprarlo. Penso di sì. Signed. Oh yes. Sblocchiamo questo potenziamento. Grazie. Non è un potenziamento, è una skin. In teoria ce n'è anche un altro. Esattamente, c'è un colore. Nuovo colore ottenuto. Perfetto. Possiamo uscire dal DLC, quindi torna all'astronave. Sì.
Lo volevo fare tanto per la corona e del cappello della velocità. Quindi ora al posto del cappello, beh, normale, abbiamo una corona. Abbiamo una skin per ogni cappello. Sì, perché questa è un'altra skin. Quindi ora abbiamo tutti i cappelli skinnati. Perfetto. E abbiamo anche un nuovo colore che è veramente stupendo. Guardate che spettacolo. Non tutti i capelli si abbinano con le skin, ma dettagli. Questa skin della corona è molto bella. E approfittiamone per sbloccare, ma non la faremo, la nuova area. Area unlocked. Ha ripristinato l'energia della cantina. Il capitolo Orizzonte Alpino è ora disponibile. Sì, ovvero dove abbiamo appena ottenuto lo sticker, che possiamo trovarlo là. Ci sono in realtà altre due nuove zone che fanno sempre parte di un DLC. Ovvero, se mi fai scendere qui con 35 clessidre possiamo prendere l'ascensore per andare giù giù giù. Se no, con la maschera degli spiriti possiamo passare per di qua. E abbiamo diverse cose. Abbiamo una struttura dove possiamo metterci appunto le reliquie e un time rift. Ma oltre al time rift e alla struttura, qua c'è un tombino con dei simboli di gatto che non possiamo sbloccare perché ci servono 20 clessidre. Qua sotto si accede a un altro DLC. Mentre per l'altopiano alpino, quel cazzo che è Orizzonte Alpino, perfetto, si passa per di qua. E laggiù abbiamo, beh, la struttura. Quest'area è molto particolare, però la vedremo nella prossima parte. Bene, direi che per oggi può bastare e noi ci vediamo nella prossima parte di Ahead in Time. Che bella questa coroncina, mi piace veramente 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 molto. Qua ho... ma dai. Ah no, non posso neanche ora, perfetto. Perché c'ho 16 clessidre, esattamente, esattamente. Perché tu rimani aperta? Tu ti dovresti chiudere come porta, va bene, lasciamo perdere. Ah, va bene, dai. Noi ci ritroveremo nella foresta di Sulcon.